Porta Galliera era una delle 12 porte d'ingresso alla città, della terza e ultima cerchia di mura di Bologna, sorta a partire dal 1226, con funzione di difesa contro gli attacchi esterni e di barriera daziaria. La vecchia porta trecentesca aveva la forma di una torre quadrangolare, posta a cavaliere della strada, con antistante ponte levatoio, che consentiva il superamento del fossato largo circa 8 metri, poggiandosi su un avancorpo in muratura. La porta attuale è quella che fu ricostruita tra il 1659 e il 1663, sul progetto finale di Provaglia. Nel 1848 la porta fu protagonista dell'evento militare più importante del Risorgimento bolognese. L'8 agosto, attraverso di essa, il popolo bolognese scacciò gli austriaci, diventando così un monumento alle patrie memorie, titolo che la salvò da mutilazioni edilizie negli anni 90. Nel restauro del 2001, gli interventi di manutenzione sono stati seguiti da un progetto più ampio di sistemazione urbanistica di tutta l'area, che ha voluto riagganciare la porta al tracciato di Via Galliera, creando una piazza di collegamento. È stata lasciata a cielo aperto un'area di scavo davanti alla porta. Che si oltrepassa attraverso una passerella pedonale, riproponendo la suggestione dello scavalcamento del fossato.